Il paradiso delle signore puntate marzo, Francesco sospetta di Lamantia. Si movimentano le trame del paradiso delle signore. Le anticipazioni dei giorni 23 e 24 marzo riportano che Umberto Guarnieri avrà in programma un ulteriore piano che dovrebbe danneggiare la sfilata del grande magazzino milanese. Ignara di quello che sta per fare il commendatore, Matilde suggerirà a Flora di non abbandonare Maria e di darle una mano con l'evento. Come reagirà Puglisi quando vedrà la sua ex collega? Intanto tra Gloria ed Ezio non sembrerà esserci futuro. Al punto che la capocommessa spiazzerà tutti con un annuncio. Nella puntata in onda giovedì 23 marzo del Paradiso delle Signore la demoralizzazione dilagherà all'interno del grande magazzino milanese. La notizia dell'apertura di un negozio rivale, e dell'allontanamento di Flora e Matilde scoraggerà le venerie e i magazzinieri. Vittorio Conti non se ne starà con le mani in mano e spronerà i suoi dipendenti a nutrire più fiducia per il domani. Affrontando di petto ogni sfida che verrà. Si terrà l'inaugurazione della fabbrica di Ezio, che porterà Gloria e Veronica a prendervi parte. Come andrà a finire tra le due signore? Intanto Matilde parlerà con Flora riguardo la sfilata della nuova collezione del marchio Paradiso delle Signore e riuscirà a convincerla ad aiutare. Per l'ultima volta, la sua amica Maria. Spazio anche a Roberto nelle prossime puntate del Paradiso delle Signore 7. Non ci saranno buone notizie per il pubblicitario Landi. In quanto una notizia metterà in stand-by i suoi piani riguardanti il sogno di Mario di aprire un locale. A illuminare Roberto ci penserà Gemma Zanatta, soprattutto quando lui la vedrà con addosso l'abito da sposa per la sfilata. Considerata la situazione che ha colpito le Zanatta e suo marito Ezio, Gloria Muro inizierà a pensare seriamente a una radicale soluzione per lei stessa e la riferirà ad Armando Ferraris. Nella puntata in onda venerdì 24 marzo del Paradiso delle Signore tornerà il sereno tra Maria e Flora. A causa della decisione di quest'ultima, di andare a lavorare nel nuovo magazzino rivale. La sarta pugliese non aveva reagito bene. Tuttavia Flora ascolterà il suggerimento di Matilde. E aiuterà la collega e amica a organizzare l'imminente sfilata. Maria non solo sarà contenta di avere al suo fianco la giovane Ravasi. Ma chiederà a Matilde di essere presente all'evento. Alle spalle delle ignare donne. Umberto sarà pronto a sferrare il prossimo attacco destinato a rovinare la sfilata.